5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con... Non si può, non si può, non si può, non si può, restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita! Oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? Ben trovati in questa nuova puntata di De Prodie. Avete visto anche già nelle scorse puntate, si è parlato di Cremona, si è parlato di questo circolo sardo che tanto sta facendo per continuare a portare avanti quelle che sono le tradizioni comunque della nostra isola, e noi quest'oggi siamo in compagnia del sindaco Carmine Lazzarini, che è il sindaco di Castelverde. Intanto buonasera e ben trovato. Bene, grazie per questa vostra visita che ci fate, ci state arricchendo. Mi sembra una cosa importante che due anche mentalità, due culture così lontane si incontrino e si arricchiscano. Credo che sia una cosa fondamentale il comunicare, lo stare insieme e comunque scambiarsi quelli che sono anche le tradizioni dei nostri territori. Tra l'altro Castelverde, che ha 5.500 abitanti, noi adesso siamo in una frazione di Castelverde, 1.400 circa abitanti, stiamo parlando di 7.000 persone che vivono questo territorio incredibile, che una volta era suddiviso tramite le cascine da tantissimi comuni. Insomma, questo mi è sembrato di avere. Sì, sì, nel 700 erano 11, nell'800 erano 9 comuni, poi c'è stata una prima unificazione dopo l'Unità d'Italia nel 1868, 3 comuni, e poi nel 1928 siamo arrivati a unificare tutto il territorio, che è 31 km quadrati. Però c'è da dire una cosa, che esisteva Castelverde solo di nome, non esisteva un paese di nome Castelverde. Esisteva il comune di Castelverde, ma il capoluogo era Castagnino Secco. È un nome antichissimo, tant'è vero che abbiamo le tracce già nel 999, abbiamo già una documentazione scritta dell'esistenza. Poi era un po' un assurdo che esistesse un comune senza il paese del nome Castelverde, allora dal 58 c'è stata questa trasformazione. Abbiamo esordito in questa intervista parlando poi dell'interagire tra diverse culture, come sono poi quelle di Castelverde e poi quella della nostra isola, la nostra Sardegna. Ma come nasce poi questo connubio tra due territori completamente diversi? Beh, da una parte c'è questo riconoscimento della Sardegna come luogo straordinario del passato, del presente, noi la conosciamo attraverso il turismo, però siamo convinti che una serie di valori che ci provengono dalla Sardegna, che rispetto a noi è una società che risente più di un arcaismo in fondo, ma certi valori come l'ospitalità, come l'apertura, l'accettazione, mi sembrano importanti, che noi li teniamo in conto. Io sono andato qualche volta in Sardegna, lì ti aprono le case, ti accolgono, c'è proprio questo, e mi sembra che questo noi dobbiamo importarlo, perché a volte qui nella pianura padana c'è questa mentalità più commerciale, più affaristica, si è sempre di fretta. Più imprenditoriale. E allora invece è giusto che ci sia una cultura imprenditoriale, però i rapporti tra gli uomini e le donne, il rispetto dei bambini, il rispetto dei vecchi è fondamentale. Ed è per questo che io ho fondato qui a Castelverde una mnemoteca, cioè un museo delle memorie, un archivio dell'immagine e delle storie, dove raccogliamo
le memorie, i racconti del passato, perché vivifichino il presente. Questo è importante. E siamo in compagnia dell'assessore alla cultura e allo spettacolo di questa città, siamo in compagnia di Paolo Pompini, ben trovato. Abbiamo già parlato col sindaco poi di quanto sia importante interagire tra territori. Sì, sicuramente. Noi è già la seconda edizione che ospitiamo la Sardegna nel nostro territorio. La prima è stata 7 anni fa con un gruppo sardo che è venuto appositamente come voi oggi dalla Sardegna. Qui li abbiamo ospitati un paio di giorni, li abbiamo fatto visitare tutto il nostro territorio e loro ci hanno ricambiato con una meravigliosa festa nella piazza del nostro paese. Oggi siamo qua ancora a ripetere questa bella esperienza. Altri gruppi, altri artisti, ma insomma sempre per interagire, comunque creare movimento tra territori. Si parlava col sindaco poi quanto sia importante conoscersi e quanto sia importante poi anche prendere qua e là da una parte all'altra dell'Italia, no? Beh, sicuramente, le due culture diverse che però da noi sono molto... abbiamo parecchie famiglie sarde, soprattutto qua a Costa, dove sono nati i primi contatti per questa festa di questa sera, per questa seconda edizione, è proprio nata da abbiamo 6-7 famiglie qui nel nostro piccola frazione di 1400 abitanti peraltro, tutte originali della Sardegna, e con loro abbiamo raggiunto una bella collaborazione e da loro ci siamo poi aggregati alla Sadomo Sarda di Cremona, che è molto più grande e in grado poi di organizzare assieme al comune di Castelverde questa festa. Per cui questa sera siamo qua. Lei è innamorato comunque di questo territorio, eh? Sì, io vengo da un'altra zona del cremonese, però ho scoperto che il mio bisnonno e il mio nonno hanno abitato in una piccola frazione. E io sono andato a trovare tra le carte del comune l'atto di morte del bisnonno, del mio... poi avevo il fratello di mio nonno è stato qui podestà al tempo del fascismo, eccetera. È il podestà che ha unificato le varie frazioni e ha creato Castelverde. Quindi se questa sul bisnonno c'è... Sì, c'è questa cosa. Mi sembra, adesso è parecchi anni che sono qua, i vecchi del paese mi dicono no. Lui le mie de Castagnini, cioè vuol dire lei non è di originario proprio del nucleo di Castagnino secco. Io però mi sono integrato, e ho cercato poi di partecipare. Quando sono andato in pensione... Però gli ha detto che il suo bisnonno comunque è stato uno dei... Sì, ma l'hanno detto. Tra l'altro alcuni anziani si ricordano del... suo bisnonno? No, del podestà, del sindaco podestà, che diceva che era uno che parlava molto bene. Con la R Moscia parlava molto bene e questa caratteristica si vede che è rimasta, perché io ho fatto il professore di lettere poi. Assessore, ma poi a lei che gli piace della nostra isola? Beh, la cucina innanzitutto. Il porcetto arrosto ci sta bene ogni tanto, allora, su questo devo fare una battuta, devo tirare le orecchie ai vostri compaesani e ai miei amici qua sardi, che non me l'hanno ancora fatto assaggiare. Mi sta scherzando? No, non sto scherzando, me l'hanno già promesso tante volte e spero che dopo aver organizzato questa festa... Assessore, le do una brutta notizia. Siccome noi siamo venuti qui in traghetto, devo far sapere che il nostro gruppo di balli sardi, che arrivano da Bosa, si sono organizzati, sono portati in traghetto una pentola gigantesca con tanto porcetto. Ah. Se vuoi farsi ritorno con noi, può darsi che questi si mettono a cucinare. Volentieri lo farei. Un'altra cosa, anche a settembre dovrei venire, mi ricorre il 25esimo delle nozze e ho promesso alla moglie di portarla finalmente in Sardegna, perché non siamo mai stati in Sardegna. Io la ringrazio, grazie dell'ospitalità, la saluto e viva Castelverde, torneremo ancora a trovarla. Benissimo, venite ancora, l'ospitalità che è una vostra tradizione, cerchiamo di farla nostra. Grazie. Arrivederci. Die pro die. In collaborazione con... Non si può, non si può, non si può, non si può, restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita! Oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che...
via.